4. Prima proteggevamo gli insediamenti CoC e ora li assaltiamo. Per gli estranei le incursioni sono la norma. Tenente, sei stato impegnato. Il villaggio è senza energia da settimane. Il fabbricatore ci serve. Non mi interessa ben niente di quel fabbricatore. Voi prendete la mia gente. Cos'è successo? In poche parole, stanno arrivando i CoC. Vi avevate promesso di rubare quel fabbricatore senza provocare Jin. Il fabbricatore non c'entra nulla. E allora che avete fatto? Jin ci ha accusati di prendere la sua gente. Qualunque cosa significhi. Installate l'invertitore alla stazione energetica. Ti rendi conto che Jin tornerà, vero? Ce ne dobbiamo andare adesso. Mamma! Kate, ascolta. Devi nasconderti e poi devi scappare. Ascolta, sai bene che lui può aiutarci. Hanno attaccato il villaggio. E mia madre è stata presa. Presa? Papà, dovresti guardare questo. Merda. Ragazzi? Non hai detto che non stavi scappando dai CoC? Sì, in effetti non è proprio così. Dobbiamo oltrepassare il forte per arrivare alla miniera di Osmir abbandonata. Perché i CoC ci hanno scaricato qualche migliaio di locuste morte dopo la guerra. Se questo sciame ha a che fare con i vermi, lo scopriremo. Papà! No! Prendono le persone per usarle. E se non riuscissimo a salvarle? Allora, dovremmo cavarcela da soli. Cazzo! Adesso sappiamo da dove vengono. E anche dove vanno quegli Snatcher. Mio padre è ancora vivo e sta lassù. Questo dannatissimo alveare. È tutto connesso. Le locuste non sono mai morte, Jane. Kate, tua madre, lei è viva. Ora dov'è? Ma non ha ricevuto lo stesso trattamento. Niente bozzolo. Se vengo liberata, morirò. Va tutto bene. Voleva che lo avessi tu. Era di mia nonna. Non l'ho mai conosciuta. Thank you.
Kate non è affatto pronta. Non riesce nemmeno a tenere gli occhi aperti. Non preoccuparti, ce la farà. Ok, siamo quasi alle coordinate di Bay. Benvenuti ad Azura. Quando è stata l'ultima volta che hai dormito? Ieri notte. Circa 7-8 minuti, già. Incubi. Miglioreranno? Riuscirai a sopportarli? Va bene, vediamo che ci attende. Forza, agganciamoci per la discesa. Allora chi va per primo? Beh, di certo non tu. Del, sto bene, ok? Sì, come no. Oh, merda. Grazie, Del. Sam, noi ci siamo. Roger, noi vi aspettiamo qui. A tra poco. Ehi, Dave, vieni. Bene, controllo, noi entriamo. Controllo? Sul serio? Guarda che io un nome ce l'ho. Le regole sono regole, Baird. Controllo. E già ne infrangiamo parecchie. Quel che Jean non sa, non le nuoce. È una mia decisione, ok? Se il primo ministro non è d'accordo, può sgridarmi. Cosa che di sicuro farà. Dici dove andare, controllo. Farò del mio meglio, ma ricordate, non ci entra nessuno da tipo 25 anni. Sì, è piuttosto evidente. Basta giochi, dovete lanciare un vecchio prototipo del martello dell'alba. E le tue informazioni dicono che uno dei silo è intatto. Sì, per quanto ne sanno. Portate Dave a una sala controllo funzionante. Ci pensa lui al lancio. Dave, luce. C'è un enorme cimitero delle locuste su quest'isola. Se dovesse schiudersi, saremmo nello sciame fino al collo. Questo è proprio un bel modo di tornare ad Azur. Ehi, ehi, indietro! Merda! Ma che diavolo! Come si perquisisce un posto che sta cadendo a pezzi? Lo scopriremo. Possiamo usare la sporgenza. Il piano di Baird di lanciare un satellite da qui sembra un po' raffazzonato. Beh, i piani raffazzonati sono una specialità di Baird. Come ha scoperto che c'era un satellite del martello? Mio padre, prima di morire, ha spifferato a Baird vari segreti COG. E quest'isola ne è piena. Ehi, laggiù, potrebbe esserci utile. Sì, prendi.
Non pensavo di trovare ancora cadaveri. Solo un pugno di noi sono usciti vivi dalla sua. Tagliamo. Bene, andiamo. Indietro, ne viene giù ancora. Manda un impulso e vediamo con chi abbiamo a che fare. Ah, eccoli lì. Come ci muovo? Ci penso io. Facciamoli fuori! Al riparo! Inizio! Dai, fatti sotto! Alberto a sinistra, cerchiamoli! Altri droni! Granata! Ne resta uno! Molto bene, abbiamo finito! Baird, è confermato. Il sito del cimitero di Asura è attivo. Merda. Ok, il Condor è in volo. Fatemi sapere se vi servono rinforzi. Per ora siamo a posto, Delta chiude. Dobbiamo trovare uno di quei silo. Forse lo sciame non li ha distrutti tutti. Ehi, di qui si scende. Sì, che questi mal di testa sono... Sto bene, ok? Proviamo quel silo. Per la cronaca, non sembra che tu stia bene. Sopravvivere. Sono troppi alveari, ovunque andiamo si attiva un nuovo cimitero. Ecco perché mettere il martello online. Speriamo che Jin la pensi così. Dave, impulso! Cavaliere, via! Granata! Granata! È morto! Dave, impulso! Escono da quel nido! Facciamoci una granata! Bene, li abbiamo presi. Un secondo. Ragazzi, siamo in un silo.
Baird, abbiamo trovato uno dei silo, ma è distrutto. Beh, ce ne sono altre due. Una è ancora operativa. Spero sia così. Un tempo abbiamo messo fine alla guerra su questo. Lanciando questo satellite del martello, potremo farlo di nuovo. L'idea è quella, amico mio. Controllo chiude. Andare dritto non si può. Quanta base missilistica rimane? Scopriamolo. Voi andate a destra, io e Marcus andiamo a sinistra. Troveremo questo. Va bene, ma restiamo in contatto. Sicuro? Due silo, due direzioni. Hai un'idea migliore? Del, la botola! Salta giù! Sembra una specie di tunnel di sotto, ma credi da un silo. Sai come scoprirlo? Sono finiti. Adesso capiamo come uscire di qui. Questo scarico è la nostra via d'uscita. Se vogliono trasformare questo posto in un alveare, che lo facciano. È un'isola sperduta, centinaia di miglia dalla costa. Facciamo in modo che succeda dopo che ce ne siamo andati. Dave sì che ci sa. Si scende! Accidenti al silo. Abbiamo compagnia. James, siamo sopra di te. Ti vedo. Possiamo fornire supporto da qui se le cose si complicano. Dici solo a chi mirare. Mira quel drone. Ho il bersaglio. Ma facciamo fuori quel drone.
fuoco! C'è un nido! Una granata, chiudilo! Neutralizzato. Fuoco su quel drone! Io. Granata! Sono altri qui sopra. Voi due, andate! Ricevuto! Lo sciame! Ho aperto un carrier! Controllo quei rinforzi, ci farebbero comodo adesso! Il vostro condor è quasi arrivato, Delta. Ok, bello. Rinforzi in arrivo. Ho guardiani e DR1. Cosa ti mando? Facci arrivare dei DR1! Ok. Penso io! L'area operativa è ora in sicurezza. Grazie per la vostra collaborazione. Controllo, quel carrier è stato abbattuto. Grazie. DB, uno di voi metta in sicurezza la zona, gli altri con noi. Confermato. Niente è chiusa. Dobbiamo trovare il modo di aprirla.
Dave, controlla il pannello. Che diavolo ha combinato Dave? Ricevo un sacco di dati strani. Roba top secret. Per quanto ne so, sta aprendo una porta. Sta facendo bene. Beh, in ogni caso la porta è aperta. Grazie, Dave. I dati che Dave ha scaricato. C'è un buco enorme a livello di sicurezza massimo. Cosa c'entra con la missione? Non c'entra, ma ora devo capire. Direi che quello che manca è stato rimosso dalla rete. Chi ha l'autorità per farlo? Allora, solo il comandante della struttura. Trovate il suo ufficio e guardate. Ok, ricevuto. Scansione dell'area. Rilevo tecnologia GOG obsoleta e inferiore. Oh, e dai. È maleducazione. L'ufficio del comandante è di qua, ma questa porta è chiusa.
Dave, dove porta il condotto di ventilazione? Quindi Bird vuole dei dati scomparsi, eh? Come sono fatti? Beh, se sono stati rimossi dalla rete, li avranno salvati su qualche supporto esterno. Bella Dave. Non è l'ufficio giusto. È l'ufficio giusto, guardiamoci intorno. Una cassaforte perfetta per dati segreti. Dave, aprila. Ok, controllo. Buone notizie, abbiamo trovato i dati. Eccellente, Delta. Sai cosa ci farebbe comodo? Dei rinforzi. Cosa? Dove sei? Il silo! L'abbiamo trovato! E ci stanno addosso! No, guarda, arriviamo! Andrà bene! Scherzavano! Dai, vi ho lasciati soli 2 minuti! Sì, è davvero divertente! Ripuliamo tutto! Granata! Ho preso un altro! Abbattuti! Sto attaccando! Forza! Fatevi sotto! Visto! Neutralizzato! Bene, la sala controllo è libera! Carini a farvi vedere! Figurati, il raggio è intatto? È così, che ci creda o no. Bene, allora trovate una porta in cui Dave possa collegarsi. Se funziona, avvierà il lancio. È tutto tuo. Controllo, siamo dentro. Inizio sequenza di lancio. Primo livello pressurizzato. Iniziare lancio. Delta, c'è un problema. Il portellone del silo non si apre. Ovviamente. Mi sembrava troppo facile. Bird, dacci una soluzione. Scappate, le porte di sicurezza non proteggono dall'esplosione di un razzo. Va bene, basta così allora. Andiamocene. Idraulica esterna attivata. Bird, adesso apriamo il portellone. Cosa? Ehi, ascolta tu, vecchio, dovete andarvene. Cazzo, siamo venuti fin qui per questo e adesso lo facciamo. Inizio test accensione. Attenzione, motore 1. Oh, maledizione, James! Cazzo, dovrei smetterla di venirti dietro. Alla prossima volta. Adesso apriamo il portellone. Che facciamo? Non lo so, deve esserci un interruttore manuale su in cima. Apriamoci la strada. Ah!
Sam, siamo pronti per l'estrazione. Ad Hammerland e come pensavo non è affatto contenta. Ora che ha finito di urlarmi in faccia vuole urlare in faccia a voi tutti voi. Ricevuto, controllo. Forza, pronti per la ramanzia. James, e se andassi io da Jean per primo? La calmo prima che tu faccia rapporto. Quindi il sergente Phoenix adesso fa il diplomatico? Mettila come vuoi, siamo in guerra, anche se non sembra. Dobbiamo essere tutti uniti. Sì, beh, insomma, se credi che sia utile, fa pure. Vorrei che tu fossi stato così bravo ad ascoltare anche in quel sito. È andato tutto bene, no? Ascolta, James, ti do un consiglio.
Smetti di provare a dimostrare qualcosa. Fai il tuo lavoro e basta. Papà, ho fatto tutto il necessario. Necessario vuol dire che non ci sono altre opzioni. Non era necessario. E tu lo sai. Che c'è che non va? Tu che dici? Le solite cose non vanno. Ehi! Fa così solo perché ti vuole bene. Beh, mi sa che allora non è così bravo a dimostrarlo. Ok. Sì, beh, noi entriamo, eh. Forza, Dave. Hai detto una stronzata. Sì. Mi dispiace. Sai una cosa? Vi somigliate molto più di quanto vogliate ammettere. I dati ce li hai davanti, Damon. Ma come? È tutto qui. Il nuovo satellite non si collegava automaticamente a quelli vecchi. Non riesce a trovarli. Senza una programmazione regolare del comando a distanza, la precisione di tracciamento peggiora. Grazie mille, Iris. Il tono delle tue parole non combacia con il loro significato, quindi non mi stai ringraziando davvero. Vuoi smetterla, per favore? Allora, non riesco a trovare gli altri satelliti del Martello dell'Alba. La notizia positiva è che per sbaglio ho inventato un'IA che capisce il sarcasmo. Tieni, questo è il drive che volevi. Forse ti è utile. A trovare satelliti perduti? Ne dubito, ma gli darò un occhio. Ehi, un momento. Quindi è stato tutto inutile. Ah, funzionerà, sì. Ma con un solo satellite funzionante sarà dura controllare il raggio. Che cos'ha, Bane? Ha avuto qualche problema. Quale tipo di problema? Quel tipo. Oh. Oh, sono sicuro che me ne pentirò. Ma che cazzo? Ok. Signori, vi presento il nuovo Jack. E quando cavolo l'hai costruito questo? Quando cavolo l'ho costruito? È il mio lavoro. Ma ne sto qui a costruire cose che voi non apprezzate, che riuscite sempre a sfasciare. E cosa avrebbe di nuovo? Nuova gamma di comportamenti, scansione potenziata, moduli di combattimento e supporto migliorati. È unico nel suo genere. E? Ed è tutto vostro. E ora scusatemi, ma devo trovare un milione di satelliti di 40 anni fa. Damon, mancano solo 15 satelliti. Grazie, Iris. Altro sarcasmo da aggiungere al tuo archivio. Prima di iniziare, Damon, il modulo da te così brillantemente progettato è pronto. Volevo usare la parola brillantemente in maniera sarcastica. Ci sono riuscita? Seguitemi. Meglio equipaggiare questo nuovo modulo, così Jack sarà pronto a combattere. Questo mi piacerà. Darà a Jack quello che chiamo Flash. Acceca e stordisce il nemico. Installato ed equipaggiato. Allora, come si usa? Vi faccio vedere, di qua. Ok, prendi un'arma e mettiti in copertura. Poi inizieremo il test. Ecco!
Iris, attiva Alfa 331. Certamente, Damon. Allora, mettiamo che ci sia un bersaglio che se ne sta beato dietro una copertura. L'abilità flash di Jack risolve il problema. Mira al DB e attivala. Guarda cosa succede. Sequenza test completata. Potrebbe esserci utile. Ora riproviamo con bersagli multipli. Iris, attiva Alfa 332. Eccoli, Damon. Jack deve reindirizzare l'energia tra i flash. Una volta ricaricato, colpisceli di nuovo. Ingaggio bersagli. Ricarico. Accecante! Ottimo. Ripeti pure la prova, se vuoi. Sequenza test completata. Senza offesa, JD, ma Jack è il mio migliore amico adesso. Sono felice per voi, tutti e due, ma ora ho bisogno che rimettiate le armi nell'unità armeria e ve ne andiate da qui. Ti vuoi liberare di noi? Oh, l'hai notato. Comunque potete potenziare le abilità di Jack con i componenti giusti. Ma prima di vedere Jean, passate in armeria. Potrebbero averne uno da prendere in prestito. Oh, lo faremo di sicuro. Bene, ora posso tornare al lavoro. Quel che Damon intende dire è che ha cose più importanti da fare. Grazie, Iris. La mancanza di tatto è uno dei tratti più lodevoli di Iris. Chissà da chi l'ha preso. Baird, so che ti sei incavolato parecchio quando Jean ti ha ripreso qui. Come va? Oh, mi piace. L'officina è pacifica, tranquilla. Demo non sta dicendo la verità. Poco prima che arrivaste, era molto critico nei confronti del primo ministro, riferendosi diverse volte a lei con la parola. Non entriamo nei particolari, Iris. E poi, perché gliel'hai detto? Rilevo un'autentica preoccupazione per te, nel tono del caporale Diaz. Dunque, ho giudicato appropriato informarla di come ti senti davvero. Sarcasmo inappropriato. Istinti di protezione incompetenti. Iris... Baird, scusa, ma dobbiamo muoverci. Nessun problema. Fai quel che devi. Ehi, Fuzz. Come va la vita nelle retrovie di Jean? Benissimo. Certo, non tutti possiamo sempre andare in qualche missione segreta. Ah, sì? E chi te l'ha detto? Siamo nell'esercito, non in un convoy. Sì, va bene. Beh, ascolta, ti lasciamo altro lavoro. Picchiare le macchine è importante. Fine allenamento. Aspetta un secondo, spara merda. Spara merda? Dello, che cos'è? Non lo so. Probabilmente uno che spara a merda. O forse uno che spara male. O uno che dice che... va bene, ma vaffanculo. Rendiamo le cose interessanti. Tu e io combattiamo adesso. E com'è che batterti sarebbe interessante? Ci sei oppure no? Partecipi anche tu? Sono abbastanza sicura di non avere quello che vi state misurando in questo momento, sapete? Anche se potrei sbagliarmi. Ah, divertente. Ci stai o no? Oh, ci sto. Dai, amico, prendiamo il modulo di Jack e andiamocene. Ma no, divertiamoci. Figlio di puttana. Sei divertito abbastanza? Riprovaci, Fuzz, andiamo. Ti dico la verità, Fuzz. Un morto si potrà anche allenare con te, ma non potrà batterti. È contro la sua programmazione. Ma questo spiega la tua falsa sicurezza. Anche parecchio, direi. Vuoi un consiglio, Phoenix? No, sto bene. Jean adora i suoi bravi ragazzi. Ma mai molto a lungo. Mi sono divertito. Vaffanculo! Va bene, adesso che la ricreazione di fase è finita, troviamo il componente? Non è ancora mezzogiorno. Oh. Ecco il componente che ci presteranno. Per rubarlo? Preferisco un prestito a scadenza indefinita.
Ammetto di adorare il nuovo Jack. Non vedo l'ora di provarlo sul campo. Contieni la tua agitazione. Dobbiamo ancora andare all'ufficio di Jean. Sì, ormai è abbastanza che papà è solo con lei. No, Kate, dai, adesso basta. Devi farti vedere per questi mal...